Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi andiamo a vedere come si preparano le melanzane a funghetto. Un piatto tipico campano, rivisitato un po' dall'uomo di casa. Detto questo, non vorrei aggiungere nient'altro. Mettete subito un pollice in su per questa ricetta della tradizione italiana. Iscrivetevi al canale e condividete questo video con i vostri amiche e amici. Io vi lascio subito alla preparazione del piatto. Buona visione a tutti! Per le nostre melanzane a funghetto ci serviranno 1 kg di pomodoro ciliegino, 1 kg di melanzane, uno spicchio d'aglio, dell'olio di semi per friggere e dell'olio extravergine d'oliva. Prima operazione da fare, pulire le melanzane e metterle a friggere. Iniziamo subito. Ora ragazzi, quando l'olio è ben caldo, prendiamo le nostre melanzane e le buttiamo dentro. Wow, attenzione a non bruciarsi, Quando le melanzane cominciano a dorarsi, le togliamo dal fuoco. Allora, una raccomandazione, come vedete, io le metto dentro questo, in realtà è un lavaverdure, perché devono scolare dall'olio. Molti usano la carta assorbente, ma io vi consiglio di utilizzare questo metodo, perché la carta assorbente, una volta che si riempie, non assorbe più. E soprattutto se fate una quantità elevata di melanzane, alla fine vi risultano essere oliose. Quindi mettetela a scolare nel lavandino, anche con uno scolapasta va bene lo stesso, in modo che scolino tutto l'olio e che poi non ci mangiamo l'olio della frittura. Ora io finisco di friggere, ci rivediamo dopo. Bene, una volta che avete fritto tutte le melanzane, consiglio, fateli fare pure un giro nella carta assorbente, perché il concetto è che le melanzane fritte, come voi ben sapete, tendono a mantenere troppo olio. Noi dobbiamo fare di tutto per tentare di asciugarle il più possibile. Più si asciugheranno, più saranno buone. Quindi io cosa faccio? Dopo che le ho fatte scolare, ne metto anche nella carta assorbente. Fate un po' di strati di carta assorbente, perché il concetto è che si devono asciugare il più possibile. Tanto adesso noi dobbiamo andare a preparare i pomodori, quindi fatela asciugare per bene, magari sostituite anche la carta assorbente a un certo punto,
ma mi raccomando, più secche sono di olio e meglio è. Ora andiamo a preparare i peperoni. Scusate, i pomodori. Ora prendiamo i nostri bei pomodori, pacchino, lavati, li tagliamo a metà e per il momento li mettiamo da parte. Quindi il lavoro è un pochettino lungo, quindi io non ve lo velocizzo neanche, lo taglio proprio. Il concetto è: mettetevi lì con calma, prendete i pomodori, questo è pure brutto, prendete i pomodori, tagliate a metà e metteteli da parte. Una volta che i pomodori sono tutti tagliati, aglio in camicia, gli date una bella schiacciata . Lo buttate dentro la pentola, olio extravergine d'oliva, quanto basta, non tanto, e dritto sul fuoco per la soffrittura dell'aglio. Abbiamo messo a soffriggere l'aglio, lo facciamo soffriggere per qualche secondo, tanto poi lo lasciamo lì fino a fine cottura. Lo togliamo solo quando abbiamo finito di cuocere tutto. Quando vedete che incomincia a soffriggere, aggiungiamo il chilo di pomodori che abbiamo tagliato in precedenza. Mettiamo la fiamma, diamo una bella mescolata, adesso in questo momento aggiungiamo il sale, ci mettiamo un po' di sale, e gli diamo un'altra bella mescolata. Adesso lasciamo cuocere così per 10 minuti. A questo punto potremmo anche aggiungere del dado. Ovviamente, se lo aggiungete, non è obbligatorio, mi raccomando che sia biologico. Anzi, magari se l'avete fatto voi in casa è anche meglio. Magari successivamente vi farò un video in cui vi faccio vedere come fare il dado fatto in casa. Adesso aspettiamo 10 minuti che si cuociono i pomodori e poi aggiungiamo le melanzane fritte. Intanto, magari, continuate ad asciugare le melanzane più che potete. Ci vediamo fra un po'. Dopo 5 minuti avrete un bel sughettino. Quando incominciate a vedere questo sughetto, allora stiamo già andando al buono. Mi raccomando, assaggiate i pomodori per vedere se vanno bene di sale. Aspettiamo ancora 5 minuti e poi gli aggiungiamo le melanzane. Dopo 10 minuti, come potete vedere, il nostro sughettino è praticamente pronto. Noi dobbiamo farlo asciugare un po', ma lo facciamo asciugare con le melanzane dentro. Quindi ributtiamo dentro le melanzane fritte, gli diamo una bella girata. Ecco, magari non provo a farlo con la padella che faccio un disastro. Vedrete che le melanzane asciutte bene dall'olio assorbiranno anche parte del sughetto dei pomodori e diventeranno uno spettacolo. Ricordatevi che le melanzane a funghetto vanno servite fredde e quando le servite, due foglioline di basilico sopra ci stanno, che è una meraviglia. Quindi adesso cosa facciamo? Terminiamo la cottura, 2-3 minuti, e poi dritto in frigo, e quando le servite, due foglioline di basilico. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto: mettete un pollice in su per queste ricette tipiche della tradizione italiana.
iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.